Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo momento di preghiera, a questo momento di ascolto della parola del Signore. Il Vangelo di oggi è tratto da Luca, sempre il capitolo 6, versetti dal 20 al 26. Parleremo sulle beatitudini nel Vangelo di Luca. Attenti che ci stanno quelli del Vangelo di Matteo. Oggi proclameremo quelli del Vangelo di Luca. Bene, chiediamo al Signore, la grazia per ascoltare la sua parola. Ringrazio a tutti coloro che hanno lasciato le loro preghiere qui sotto nella zona dei commenti. Vi mando un abbraccio e prego per voi. Lasciate le vostre preghiere qui sotto, Noi preghiamo per voi. Dico noi perché ci sono tanti fratelli che pregano anche per le vostre preghiere in italiano. Allora, andiamo subito a ricevere questa vita, questa grazia. Questa voce che viene dall'alto, questa voce che viene a illuminare la nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Lodete, o Cristo. Bene, le beatitudini, La differenza tra le beatitudini del Vangelo di Matteo 5, e queste del Vangelo di Luca 6, sono che quelli di Matteo sono otto beatitudini, che è un programma di vita virtuosa, è un programma di vita, lo sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, è la vita del cristiano, le beatitudini, le otto beatitudini di Matteo. E c'è anche nell'elenco delle beatitudini di Matteo c'è la promessa della ricompensa celeste, no? Allora, parlando del regno dei cieli, o del regno di Dio. Eppure nel Vangelo di Matteo parla in terza persona il Signore. Beati coloro, beati coloro. E invece il Vangelo di Luca non sono otto beatitudini, sono solo quattro. E poi ci sono quattro maledizioni, cioè queste quattro annunciano, queste quattro e quattro annunciano il rovesciamento delle situazioni da questa vita alla vita futura. Quindi o ci convertiamo oggi o entriamo in questa dinamica delle beatitudini o ci aspetta solo la maledizione. Quindi è una chiamata concreta perché qui non usa la terza persona. Va direttamente a parlare ai suoi discepoli. Beati voi. Quindi una parola oggi per noi. E allora, di che si trattano queste quattro beatitudini? Che si rovesciano nelle maledizioni. Bene, prima, la povertà. Qui Luca non esprime la povertà spirituale come lo fa Matteo, però si intende, sappiamo che Luca non è ebreo come Matteo, che spiega più dettagliatamente agli ebrei, alla comunità ebrea, quindi lascia questi aspetti e parla della povertà, perché si intende, no, che stiamo parlando qui non di una povertà materiale solo, stiamo parlando anche di questo desiderio di avere il regno di Dio, che l'unica chiave è questa povertà, che è avere bisogno di Dio. Non lo so se a voi vi capita questo, no? Che ti manca nella tua vita. Ti rendi conto, meno male, che ti manca la presenza di Dio nella tua vita. E la maledizione
la ricchezza, vivere solo per questo mondo, come la tentazione che dice, fa il demonio, no? Al Signore nel deserto. Tutto questo ti darò, Se mettete in ginocchio, mi adorerai. E questa è l'adorazione del mondo, la ricchezza del mondo, lasciando perdere quell'altra ricchezza che è il regno di Dio, Cristo presente nella tua vita, che riempie di luce tutta la tua vita, che non hai bisogno di più niente, che tutto viene in aggiunto. E allora è questa la povertà, questa è la chiave. Siamo poveri, veramente bisognosi della grazia di Dio. Poi la seconda è beati voi che avete fame. Anche i salmi ci aiutano a capire questa fame, questa sete pure, no? Che fame e sete di Dio, della grazia di Dio, della presenza di Dio. Il contrario è la sazietà di questo mondo. Vivere solo di pane, solo di pane. Quando il Signore dirà, risponderà pure alla tentazione nel deserto, non solo di pane vive l'uomo, parlando anche dell'Antico Testamento, della Torah, Non solo del pane vive l'uomo, ma ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, come possiamo saziare la nostra vita? Appunto, attraverso la parola di Dio. Pregando con i salmi, ascoltando la parola, celebrando i sacramenti, e il Signore attraverso la sua Chiesa ci alimenta, ci alimenta, ci dà il cibo spirituale. Allora, la terza beatitudine è il pianto. Beati voi e piangete. Questo pianto viene interpretato sempre come la purificazione dell'anima, il riconoscere che siamo peccatori, che siamo poveri, che siamo deboli, che di fronte alla grandezza di Dio ci presentiamo con questa realtà, con la verità che siamo peccatori, ripeto, bisognosi della misericordia di Dio. Allora, questo pianto è contrario alla risa superficiale, a questo ridere nelle cose di questo mondo, al pane e al circo come Nerone. Allora, questo pianto, io a volte consiglio alle persone che si trovano in una difficoltà di piangere, no? Di pregare anche con le lacrime, che ci fa bene perché purifichi il cuore. Queste lacrime che vengono asciugate dal Signore. E poi la quarta beatitudine è questa. Beati voi se siete odiati, insultati, disprezzati, presi in giro, eccetera, eccetera. I beati vengono trattati come infame, a causa del nome di Cristo. Quindi sono coloro che fanno presente Cristo in questo mondo che ormai attenta contro la vita, contro la fede, contro tutto, contro la dignità della persona, eccetera. Questi sono coloro che sono chiamati alla beatitudine. Per eccellenza, questi sono i martiri, quelli di ieri e quelli di oggi. Perché? Perché non sono quelli che cercano il proprio interesse, non sono quelli che aspettano semplicemente che dicano bene di loro, no, sono coloro che perdono veramente la vita, perdono la faccia, che non si vergognano di quello che credono e di quello che vivono, di quello che vivono. Allora la ricompensa per loro sarà come la ricompensa dei profeti. Tutti i profeti sono stati disprezzati, perseguitati, maltrattati, ma chi ci ha mostrato questa via? Cristo nostro Signore. Allora tutte queste beatitudini ci aiutano a capire cosa vuole il Signore da noi. Questa è la strada. Chiediamo al Signore che ci dia la grazia di assomigliare un pochetto a Lui, che per la sua grazia si realizza in noi questo mistero. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, vi invito a tutti quanti a lasciare le vostre preghiere qui sotto nella zona dei commenti e anche a lasciarci sempre un mi piace, a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche. Attivando la campanella attivi le notifiche, così non ti perdi nulla. Allora, vi invito a tutti quanti a pregare gli uni per gli altri. Ci vediamo domani, addio piacendo.